in questo nostro incontro, di riflessione, di approfondimento, di reazioni varie, potremmo dire, che parte come oggetto, l'abbiamo detto più volte in queste settimane, e i manifesti l'hanno abbastanza chiaramente indicato, centrato sulla figura di Maria. Centrato sulla figura di Maria a partire innanzitutto ed essenzialmente da quello che la Bibbia, specificamente il Nuovo Testamento, offre dal punto di vista dell'attenzione a questa che è certamente una figura che ha avuto una straordinaria importanza e ha una grande importanza per non solo nella storia del cristianesimo ma nella storia della cultura occidentale a tanti livelli. Se noi facessimo soltanto un piccolo catalogo di tutte le rappresentazioni, che credo che non ci riusciremo, di tutte le rappresentazioni artistiche, ad esempio soltanto delle arti figurative che Maria ha avuto a vari livelli, in vari ambiti, anche soltanto nell'ambito dell'italofonia, cioè delle zone dove l'italiano è lingua maggioritaria, credo che avremo grandi difficoltà ad arrivare a un elenco esaustivo. Perché? Per ragioni che i presenti certamente conoscono, perché vanno molto al di là di quello che cercheremo questa sera di approfondire, la figura di Maria ha avuto e ha una grande rilevanza sia dal punto di vista emotivo sia dal punto di vista religioso in senso molto largo. D'altra parte ciascuno di noi sa che sotto la voce venerazione mariana ci sono moltissime manifestazioni di carattere religioso estremamente eterogenee. Eterogenee talvolta proprio non in senso positivissimo, perché in certi luoghi, in certi contesti mondo, in tante occasioni, l'impressione che più che venerazione mariana ci sia qualche volta una qualche forma di mariolatria, cioè una qualche forma di eccesso, chiamiamolo così, io scherzando dico che qualche volta l'impressione a livello cristiano è che la Trinità sia diventata un quartetto, anzi, che il quarto elemento del quattro sia talvolta più importante dei primi tre, certamente del terzo. Ecco allora, al di là di queste considerazioni, se volete un po' schematiche, il nostro obiettivo è quello che cercheremo questa sera insieme di verificare, è che cosa a partire dal Nuovo Testamento, a partire in modo particolare dai testi che direttamente si occupano di Maria, è possibile cogliere per una riflessione culturale che sia la più larga possibile. Ora non sarà certamente un incontro tecnico, non è il nostro scopo, non è la nostra finalità, non abbiamo certamente questo obiettivo. L'obiettivo è quello di fare alcune osservazioni, alcune considerazioni in senso teologico, in senso umano, in senso esperienziale generale, su quello che questa figura ha detto e dice nell'esperienza culturale, non soltanto del Pontificio, ma della cultura contemporanea in cui tutti siamo immersi. Io sono molto grato alle persone che sono alla mia destra e alla mia sinistra questa sera, per il tempo che hanno dedicato e che dedicheranno questa sera al nostro incontro, per quanto hanno potuto aiutare a riflettere su questo argomento, e il fatto di avere tra noi persone che sono molto diverse dal punto di vista della formazione, dal punto di vista dell'impostazione culturale, della competenza di carattere professionale, mi pare solo importante, proprio perché ci permetterà questo di ascoltare osservazioni, impressioni, sensazioni che vengono da due mondi certamente diversi. Allora io credo che sia importante non dedicare altro tempo a questi temi, abbiamo pensato di mettere a disposizione di tutti una copia del volumento Per conoscere la Madre di Gesù, che è lo spunto di partenza, questa monografia numero 10 dell'Associazione Biblica della Svizzera Italiana, ma che appunto è uno spunto che ci può aiutare a riflettere, che può essere magari uno strumento con cui al di là di questa serata i presenti possono approfondire tutta una serie di elementi e magari andare anche oltre al di là di quello che insieme faremo. Do subito la parola a Lidia Maggi, che pastora, teologa, una persona molto impegnata a livello formativo, che in Ticino è già venuta varie volte, e che ci aiuterà, la libertà, ad approfondire il dato, diciamo, più teologico, religioso, generale di questo tema, con la massima libertà. Avremo poi l'intervento dell'avvocato Patrizia Presenti, che ringrazio molto per essere tra noi, in questa fase nuova, diciamo così, della sua vita, e la ringrazio perché ha accettato di venire tra noi, di essere tra noi come unico intervento pubblico dopo la conclusione della sua attività amministrativa di questi anni. Un ringraziamento a te. A te, la parola. Grazie.
tentativo di aiutarci a, a capire cosa c'è e cosa non c'è nella scrittura su Maria, per cui fare ordine, però viene fatto con molta sapienza, nel senso che si evocano le conclusioni, ma si lascia al lettore, a chi legge, la sintesi. Si danno le indicazioni, ma non si traccia tutto il percorso. Mentre si fa un lavoro molto serio con i testi, poi si chiede a chi legge in maniera implicita: e allora che cosa dici? Chi è questa Maria? Come si avvicina a quello che tu credi di lei, su di lei, e come si allontana? Come devi purificare la memoria? Come devi purificare la tua fede? Allora, il mio tentativo sarà quello di inserire in una forma narrativa quello che io ho capito da questa lettura esegetica, per cui mi sono lasciata guidare dall'esegesi per poi provare a dire, adesso che sono chiamata in causa, vi racconto che cosa ho capito, mi permetto una sintesi. Allora, io ho capito che ogni evangelista sceglie, propone un modello di discepolo. Ho capito che, per esempio, Marco ama presentare un discepolo che non nomina, ma che configura come un apprendista discepolo. Un discepolo che deve avere la sensazione di non essere mai arrivato al traguardo e che, quando è arrivato al traguardo, deve ricominciare da capo il suo percorso. E questo è l'archetipo del discepolo che Marco ci presenta. Chi viene e chi segue, si mette al seguito di Gesù, deve fare conti con questa sua inafferrabile alterità che sfugge, e chiunque pensa di conoscerlo deve fare conti con uno scarto. I più vicini a Gesù sono in realtà i più lontani. Quando pensi di aver capito tutto del catechismo, sei richiamato, invitato alla Galilea per iniziare il percorso davanti, un'eterna formazione permanente degli adulti. Poi ho anche capito che, per esempio, Giovanni invece configura il suo discepolo attraverso questa figura misteriosa che accompagna Gesù fino alla fine, fino alla sua resurrezione, addirittura sotto la croce, che è il discepolo amato. Un discepolo che la tradizione ha identificato in Giovanni, ma è chiaramente l'archetipo del discepolo. Il discepolo è prima di tutto colui che ama il Signore, e per cui che si fa vicino, che si fa prossimo e che si lascia interpellare da questo linguaggio che è concreto e simbolico assieme, e lo segue fino alla fine, non lo abbandona sotto la croce. L'unico caso di discepolo sotto la croce, questo discepolo amato, protagonista poi di questa consegna così misteriosa sotto la croce, uno dei passi più intriganti su Maria, donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. E poi ho capito anche che invece Luca fa una cosa sconvolgente, perché sceglie come archetipo di discepolo Maria. E allora ci accompagna fin dalle prime pagine in un percorso dove, attraverso la figura di Maria, ci viene insegnato quali sono gli ingredienti che permettono un ascolto della parola fecondo. Maria ha proprio questa funzione, soprattutto nei Vangeli dell'infanzia, dove è protagonista, lì vengono dati, come in una ricetta, tutti gli elementi che permettono di poter intraprendere un percorso come discepoli. Come si diventa ascoltatori della parola? Ecco, Luca ce lo dice attraverso una figura femminile. Certo, poi ha fatto carriera, è diventata una figura importante, ma ai tempi di Luca forse Maria non era considerata, per cui c'era qualcosa di sovversivo in questa scelta un po' controtendenza rispetto a un immaginario di discepolo che era più indirizzato proprio perché i dodici, a figure maschili. Ecco, Luca fa questa scelta controtendenza e ci presenta la madre che diventa discepola del figlio.
e ci accompagna tappa per tappa. Il primo ingrediente che ci dà per raccontarci come Maria ci insegna a diventare ascoltatori attenti, profondi della parola è nella storia dell'Annunciazione, dove l'angelo va da Maria e la saluta. E mi soffermo soprattutto sulle reazioni di Maria, perché qui sono soprattutto le reazioni di Maria che vengono affrontate. La prima reazione di Maria è di turbamento, si interrogava che cosa volessero dire queste parole. Ecco, allora la parola viene proclamata, viene ascoltata da una discepola che la prima reazione è quella di interrogarsi sul senso delle parole. Che bella, no? Questa fede che è prima di tutto una fede interrogante, non è una fede, noi spesso pensiamo alla fede come la capacità di ubbidire anche alle cose più incredibili, e invece immediatamente Luca attraverso Maria ci presenta una fede che si interroga e vuole capire, si interroga sul senso delle parole, che cosa quelle parole volessero dire. E non solo, il secondo momento è Maria dialoga con l'interlocutore. Il Signore dell'universo attraverso l'angelo Gabriele annuncia a Maria questa sorprendente nascita e Maria lo interroga. Cioè, intendo dire che non si limita semplicemente dentro di sé ad interrogarsi sul senso di quelle parole che la scuotono, che la mettono, le smuovono qualcosa, ma che questa interrogazione viene anche fatta in dialogo con Dio. E infatti il Signore dell'universo è costretto lì a mettersi a spiegare a Maria come tutto questo avverrà e soprattutto a rassicurarla che in questa avventura lei non sarà sola. Io sarò con te, proprio come con Mosè, no? Io sarò con te. E lo Spirito di Dio come un'ombra sarà su di te. Ah, ci sarà questa forte presenza di Dio attraverso il suo spirito e Maria. E a questo punto Maria risponde dopo aver riflettuto, dopo aver discusso col Signore nell'universo, con una frase che sembra quasi una benedizione: che la tua parola si compie in me, no? Dà il suo assenso, per cui la fede immediatamente nella prima scena, che poi dice in sintesi quello che sarà la vicenda di Maria, e ci dà tanti ingredienti. L'ascolto della parola prima di tutto passa dalla necessità di interrogarsi sul senso di queste parole, di entrare in dialogo, per cui è una parola dialogica, e quando la si è compresa si risponde. Però poi Luca ci dice subito un'altra cosa: non basta tutto questo, questa è la prima fase del percorso, perché la parola possa fecondarti come discepolo, come discepola, ma poi occorre che questa parola ti metta in moto. E allora c'è questo viaggio misterioso nella zona montuosa per visitare questa parente Elisabetta. Viaggio certo di solidarietà tra donne, come la tradizione ha qualche volta interpretato, ma è interessante per esempio che ci sia l'elemento del monte. A me ha sempre intrigato, perché certo il monte dice la fatica dell'itinerario, su questo c'è tanto spazio per riflettere sul fatto che il discepolato, per diventare discepoli bisogna percorrere sentieri tortuosi, però quello che noi scopriamo prima di tutto è che è una parola che mette in moto. Quando Maria dà la sua assenza a questa parola, immediatamente si mette in moto. Maria si troverà, sarà una grande viaggiatrice, si troverà a viaggiare mossa da altre cose, come per esempio nel Vangelo di Matteo si troverà, nel Vangelo di Luca stesso si troverà a viaggiare mossa dal censimento. Ma qui è un movimento spontaneo, è un movimento che nasce dall'interno, nessuno glielo ha ordinato. Ma è la parola che l'ha messa in moto, questo annuncio che qualcosa sta accadendo e che come un dittico riguarda la sterile anziana e la vergine giovanissima, la mette in moto.
per sentieri tortuosi. Per questo monte noi ricorderemo altri monti della rivelazione, ricorderemo il monte della trasfigurazione, dove i discepoli più vicini a Gesù udirono la voce: questo è il mio figlio diletto, ascoltatelo. Conosceremo alla fine dell'itinerario quel monte della rivelazione di quello strano Messia appeso alla croce. Veramente costui era il figlio di Dio, era un uomo giusto, secondo una versione di Luca, ma non ci ricordiamo mai del monte di Elisabetta e del monte di Maria, dove una prima rivelazione avviene, ed avviene tramite le parole di Elisabetta. Cosa devo che la madre del mio Signore non è ancora nato e già c'è qualcuna che lo proclama mio Signore? E allora la parola, attraverso questo itinerario che Luca ci propone con Maria, è una parola che mette in moto per sentieri tortuosi, e attraverso questi sentieri tortuosi l'inedito ti raggiunge. E l'inedito lì è proprio questo bambino che esulta nel ventre di Elisabetta, questo abbraccio affrettuoso. È un inedito che appartiene all'ordinarietà degli affetti, ma anche alla straordinarietà di un riconoscimento che avviene ancor prima che quel Messia sia, che quella storia si sia dischiusa. E dopo questo movimento c'è questo abbraccio, c'è questo famoso cantico di Maria. Questo cantico eccezionale, questo salmo dove Maria unisce la sua esistenza personale all'esistenza di Sion, di Israele, dove Maria evoca tutta la storia della salvezza, annuncia di un Dio che è capace di capovolgere i destini umani, di abbassare i potenti, di innalzare gli umili. E mi piace che Maria canti, e canti dopo aver fatto questo lungo percorso, ovvero Maria riceve la parola dall'angelo, si interroga l'angelo, dà il suo assenso, ma non canta. Perché possa cantare ha bisogno di altre cose. Ha bisogno certo del riconoscimento dell'altra che l'accoglie, l'abbraccia, la conferma della sua vocazione, Elisabetta, che rappresenta un po' la comunità che la riconosce nella sua piccola vocazione, ma ha anche bisogno di fare un percorso tortuoso, di ricevere un'ulteriore rivelazione. Che bella questa parola che rimane dentro di lei prima di essere proclamata. No, ci stupisce. Dal punto di vista narrativo, se io avessi scritto il Vangelo di Luca, avrei dato dei suggerimenti come editor, avrei suggerito a Luca di mettere il cantico di Maria subito dopo il suo assenso all'angelo. Mi sembra così giusto, insomma, davanti al Signore dell'universo, meglio che puoi fare è danzare. Ma no, Maria invece c'è una pausa tra il cantico di Maria e l'annuncio. E la pausa è fatta di un viaggio, cioè di uno spostamento di scena, di un abbraccio con Elisabetta. Tuttavia, alla fine di questo percorso, Maria proclama la parola. Per cui una discepola non soltanto ha ricevuto una parola, ci ha riflettuto, ha interrogato il Signore, una parola l'ha messa in moto, una parola ha ricercato il confronto dell'altra, ma alla fine alla discepola viene anche richiesto di proclamare la parola. Qui lei sta predicando, sta in una funzione anche liturgica importante, sta proclamando delle grandi meraviglie di Dio. E questa proclamazione non è avvenuta subito. Ma c'è stato un itinerario che sembra breve, ma in realtà proprio per questa distanza. E poi dopo ci troviamo di fronte alla scena della Natività, questa parola che è stata proclamata attraverso l'esperienza dell'evento che Maria vive, attraverso l'ascolto misterioso dei pastori che le annunciano, che le testimoniano, che raccontano di queste grandi, di queste schiere celesti che hanno cantato la gloria di Dio, Maria medita e conserva, ecco, custodisce la parola
interessante, questo movimento del custodire la parola avviene, ma avviene dopo che tutto un vissuto è avvenuto. E a me sembra che spesse volte noi tendiamo a pensare che si custodisca la parola quando la riceviamo, la mettiamo in un cassetto e la lasciamo là. Non è proprio così. Il suo custodire la parola è pensare che questa parola deve fare conti con tutto quello che ha vissuto e che vivrà. Per cui anche questo momento il discepolo, la discepola secondo Luca, proclama la parola ma anche la custodisce. E infine Luca ci porta nella tappa che a me sembra quasi finale dell'itinerario, e anche adesso tu identificavi, no, questo momento dove poi c'è la verifica, ed è quella strana profezia, ma possiamo chiamarla davvero profezia, che Maria riceve da Simeone. Simeone non è un profeta, è interessante perché Anna è la profetessa nel Tempio. Ricordate quando il bambino viene presentato al Tempio, c'è questa mossa di Simeone, una figura strepitosa, questo Simeone che contemporaneamente si trova nel Tempio, entra con questi genitori e lo prende il bambino tra le braccia, e la prima cosa che fa è benedice i genitori. Mi piace molto questo perché i genitori, qualsiasi genitore, ha bisogno di essere benedetto, che si dica bene, yes you can, tu puoi crescere bene questo figlio, no? È quasi una legittimazione questa benedizione, non è soltanto, certo, elaborare il bene, il bene di Dio, ma è anche far sentire che si può essere all'altezza di questo compito importante che richiede fatica, che è il crescere il figlio. E poi dice queste parole che sono soprattutto rivolte a Maria. Ecco, costui è posto per la caduta e l'innalzamento di molti in Israele e per essere segno di contraddizione. E a te stessa una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. E giustamente il professor Borghi ci fa notare che qui la spada che trafigge l'anima è proprio la spada della parola che penetra e ci invita, senza dirlo, a fare un percorso di purificazione dove usciamo fuori da una prima lettura doloristica del testo, no? Noi siamo abituati a vedere Maria trafitta dalle spade perché soffrirà tantissimo per questo figlio. Per carità, la scrittura è un libro molto ospitale e c'è anche spazio per questa interpretazione, che ha una sua legittimità, una prefigurazione della passione. Ma qui, se davvero è così che Luca qui sta mettendo in scena l'archetipo del discepolo attraverso la figura di Maria, sta anche dicendo che le cose che Maria ha cantato, ovvero che gli umili sono innalzati e i potenti sono abbassati, devono avere una verifica dentro ogni discepolo, persino dentro Maria. Perché dentro ogni cuore c'è una parte superba e una parte umile, e la parola di Dio ha questa capacità di scardinare, la parola di Dio penetra nel profondo il cuore, no? Qui penetra l'anima per il discernimento dei cuori, il cuore che noi lo pensiamo sempre come il luogo dei sentimenti, no? Nella scrittura il cuore è il centro decisionale, è lo spazio della libertà, dove la parola viene accolta nella libertà, ma non significa nel libertinismo. La libertà significa lasciando che davvero nella libertà ci sia questa verifica della parola. Ecco, quest'ultima scena è dopo che Maria ha fatto questo itinerario ed era quasi alla laurea in discepolete, Luca si ferma un attimo e dice: attenzione, adesso questa parola deve penetrare il tuo animo. Non perché sei la madre del figlio di Dio ti sono concessi dei privilegi, delle agevolazioni, dei bonus. Anche tu sei chiamata a vivere dentro la tua anima quello che hai cantato. Gli umili abbassati e innalzati superbi, attraverso questa forza della parola che inizierà il suo lavoro. E
Subito dopo, infatti, la scena di Gesù, dodicenne nel Tempio, le parole umane e i primi fraintendimenti messi in atto da Luca, no? Subito dopo questo annuncio così profondo di Simeone, che questa parola deve davvero penetrare a fondo, iniziamo a vedere Maria nel percorso di discepolato, trovandosi di fronte a questo figlio dodicenne che fatica fino in fondo a capire, e via di seguito fino all'ultima scena. Luca ci porterà nella scena della prima comunità, dove eccola Maria con i discepoli, che siede, che finalmente si ritrova lei, madre di Gesù, discepola fra i discepoli, finalmente discepola del figlio. Ecco, mi ha molto affascinato questa intuizione che qui ci troviamo di fronte alla possibilità che Luca scelga proprio come archetipo del discepolato Maria. E questo mi dà anche la possibilità di chiedermi, per esempio, di tutte queste difficoltà subito dopo la scena di Simeone, c'è come un abbassamento di tono e troviamo una Maria più titubante. Cioè, all'inizio troviamo una Maria estremamente matura, perché chiaramente in questi Vangeli dell'infanzia si configura in un'icona tutto quello che è l'essenza della vita. La vita di Maria è la vita di una donna che ha saputo farsi discepola del figlio, per cui più matura di lei come discepola. Ma dopo ci vediamo accompagnati nelle sue esitazioni, nelle sue fatiche, nella difficoltà a comprendere tutto questo. E lascio adesso Luca per andare a Giovanni. Giovanni ci presenta due scene di Maria: all'inizio della vita pubblica, dell'ora di Gesù, e alla fine, quando l'ora è compiuta, no? Per cui vedete che ai bordi della scena, ma assolutamente non ha un ruolo periferico, è un ruolo intenso, perché è il prologo e l'epilogo di questa vicenda di Gesù in Giovanni. E la prima scena la conoscete bene, la scena delle nozze di Cana, dove Maria viene presentata come la discepola che sollecita, che forza i tempi, che forza i tempi. La scena è la scena di un banchetto dove viene a mancare il vino. Maria si trova lì, anche Gesù con i suoi discepoli, per cui Gesù è già fuori casa, perché non si dica che è un trentenne che sta ancora a casa. Si incontrano in questo banchetto e Maria è una donna che osserva, secondo Giovanni, ha questo sguardo molto acuto, osserva in maniera estremamente enfatica. Mi piace anche questo, perché si ricorda sempre questa parola solenne di Maria, fate tutto quello che egli vi dirà. Più difficilmente si ricorda quello che lei dice prima, ed è molto tenero quello che dice prima, perché guarda i bisogni intorno a sé, vede una carenza. Ma se l'avessi notata io quella carenza, avrei detto, però, insomma, potevano pensarci prima, prendere un pochino più di vino, non si fanno le cose così in maniera approssimativa, se si fa un banchetto bisogna farlo bene. No, invece lei è in grado di osservare le assenze, i bisogni del mondo, senza dare un giudizio perentorio, come spesso noi gente di chiesa facciamo, no? Notiamo quello che fuori dalle nostre comunità manca e diciamo, noi ce l'abbiamo, voi no, però venite da noi e troverete. Qui no, c'è proprio un ascolto empatico di chi osserva, non le viene chiesto niente, ma si rende conto. Lei è ai bordi della scena e osserva che tutto fluisca, nota quella carenza, non la giudica, ma ne fa ragione per intercedere verso il figlio. E in questo intercedere si comprende che lei ha chiaro chi è il personaggio che ha vicino, chi è questo Gesù. Lei intuisce qualcosa che Gesù forse di sé non ha ancora totalmente intuito, no? Non hanno più vino,
parlare in maniera implicita, no? Dove il messaggio non viene detto in maniera esplicita, estremamente sapienziale, forse estremamente femminile, estremamente materna, anche la samaritana, questo parlare. Venite a vedere un uomo che mi ha detto ogni cosa sulla mia vita, non sarà egli il Messia? O io so che tutte le cose che tu mi hai detto deve venire un Messia che si chiama il Cristo e me le spiegherà. E Gesù si trova là e dice: ma sono io che ti parlo. No, questa capacità di dire le cose non in maniera assertiva, ma chiamando e interpellando l'altro. Non hanno più vino. Lei non ha detto: Gesù, devi fare qualcosa, insomma, stai qui con le mani in mano, guarda, e tu sei il Signore dell'universo, no? Non è possibile, sei il Salvatore del mondo, non riesci nemmeno a risolvere. No, poteva essere questo il linguaggio, forse un po' più sintetico. Invece lei dice: non hanno più vino. E allora c'è questa attenzione alla realtà, in maniera solidale e apprensiva, ma anche questa attenzione alla comunicazione con il figlio, che è molto interessante. E Gesù però si sente interpellato, no? Si sente chiamato in causa, perché che c'è tra me e te, donna? L'ora mia non è ancora venuta, spietato questo figliolo che non chiama mai la mamma mamma, se non in questa scena ultima della croce. Ma guardate che Gesù non chiama mai madre con il nome di madre. Fortunatamente si racconta di lei: la madre di Gesù, forse per compensarla di questo vuoto. E però dopo che quella reazione è avvenuta, e lei procede come se quella reazione non fosse avvenuta, perché si rende conto che c'è uno scarto tra le parole di Gesù e la presa di coscienza di quello che Gesù sta venendo, fate quello che egli vi dirà. E Gesù dà ordine ai servi di riempire le giare. Allora, in questa dinamica, io vedo una donna con una grande capacità di guardare al mondo. Non è una donna chiusa in se stessa, è molto attenta ai bisogni del mondo, è molto attenta anche alle modalità di aiutare il figlio, è molto magnifica in questo suo ruolo, aiutare il figlio a prendere consapevolezza della sua chiamata. Ma soprattutto io vedo una credente, una discepola che prega, venga il tuo regno, Maranatha, che vuole anticipare questi tempi. E se anche la tua ora non è venuta, che venga allora. E poi alla fine, momento più misterioso, più simbolico, è un passo che io confesso, quello sotto la croce, quella strana consegna sotto la croce, è un passo che mi sfugge. Io accetto che ci sia un'irriducibilità del testo, che forse mi sarà svelata fra qualche anno. E io non ho capito tutto di quella strana consegna sotto la croce, dove Maria viene nominata per prima e poi viene nominato il discepolo amato, stanno sotto la croce insieme anche alla Maria di Magdala e un'altra Maria, e Gesù vede il discepolo amato e si rivolge a sua madre e le dice: donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. E da quel momento lui l'ha presa in casa sua. Tutto fu compiuto, no? C'è qualcosa che si compie. E ho provato a leggere tanto per capire dove vanno i commentari nel poter interpretare questo passo, e le interpretazioni sono le più complesse, le più misteriose, da prefigurare Maria, da raffigurare Maria come la rappresentante del popolo di Israele, dell'antica alleanza, della nuova alleanza. Però ho la sensazione che ancora non mi sia dischiuso un senso completo, ma ho anche la sensazione che il fatto che Giovanni ponga all'inizio della scena Maria come la discepola che forza i tempi, che forza Gesù a manifestare la sua ora prima che l'ora sia venuta, che dovrebbe essere la nostra vocazione di credenti, che invece non forziamo più niente. Abbiamo trasformato il Padre nostro, venga il tuo regno, in una preghiera liturgica, ma non sentiamo la passione di questa donna di vedere il cambiamento. E forse qui lei
c'è maestra in questo, alla fine dove Gesù sente di aver compiuto tutto, quando c'è stata questa consegna, che cosa vuole dire questa consegna misteriosa? Certo, consegna di cura, affida sua madre al discepolo amato, ma anche il discepolo amato tutto sommato viene affidato a lei. Mi vengono in mente tutti questi detti di Gesù, che quando noi abbiamo accolto uno dei piccoli, abbiamo accolto lui, per cui questa identificazione di Gesù col discepolo amato, non lo so, però lì c'è qualcosa, c'è come un portale d'ingresso su cui bisogna rimanere e bisogna custodire e mettere in tensione, in parallelo con altri passi. C'è ancora un mondo che aspetta di svelarsi. Ecco, chi fa questo percorso con questi testi che vengono così sapientemente, in maniera sintetica, poi presentati, ha la possibilità di ricostruire l'immagine di una Maria che viene presentata come sostanzialmente colei che non si limita semplicemente a avere delle relazioni con Gesù di tipo biologico, ma che fa la fatica più grossa, quella di farsi discepoli. Noi sappiamo come sia difficile diventare discepoli quando si è troppo vicini al Messia, no? Lei era quella che in assoluto era la più vicina, eppure è riuscita in questo intento. Ce lo testimonia Luca, ce lo testimonia Giovanni, Matteo ha pochi tratti con cui ci racconta Maria, perché soprattutto i racconti della Natività sono presentati con la preoccupazione di raccontare lo sguardo di Giuseppe. E soprattutto un'altra cosa che mi piace, ed è forse la cosa più intrigante, che Maria comunque è una donna di poche parole. Abbiamo scritto volumi su Maria, siamo qui ancora a discutere, ma tutto sommato lei è estremamente pacca di parole. È bella l'immagine di una Maria che custodisce, dice poco, dice pochissimo, e ogni parola ha una sua essenzialità, è una parola scarna, una parola profonda, proprio perché è così forte come personaggio nei Vangeli, eppure così discreta. Ecco, io mi fermerei qui, vi ho dato questo quadro biblico e cercando di fare questa sintesi attraverso l'immagine del cammino discepolare. Maria è una maestra, perché ci indica un percorso che chiaramente è finalizzato a farci incontrare il Figlio come il Cristo. Grazie. Questo è molto di più di un quadro, nel senso che la vivacità che emerge da questi testi mi pare sia stata presentata da tanti punti di vista. Poi, come Lidia giustamente diceva, ciascuno potrà avere modo di approfondire testi che molti dei presenti, se non tutti, hanno letto, meditato e approfondito varie volte, ma che hanno una freschezza e una immediatezza che talvolta è molto superiore a quella che in tante occasioni noi riusciamo a cogliere relativamente, proprio perché abbiamo l'impressione di averli, perlomeno per molti di noi potrebbe essere così, di averli sentiti tante volte. Allora, credo che questo sia il clima con il quale cede la parola a Patrizia Pesenti, lo spirito con il quale abbiamo pensato di invitarti era lo spirito di chi sapeva che per tanti anni ti sei occupata a vario titolo, in vario modo, del discernimento per la vita degli altri, cioè ti sei preoccupata di creare, per quello che era possibile, per quello che ti è riuscito, per quello che di volta in volta le varie situazioni ti hanno portato a essere, creare le condizioni perché la qualità della vita di persone che erano in varia sofferenza, in varia difficoltà, fosse migliore del passato, migliore di qualche istante prima, migliore di qualche momento in precedenza. Ora, questo non è una specie di mitizzazione del consigliere di Stato che ha lasciato da qualche settimana l'incarico, dopo 12 anni, ma
è, mi pare, un tentativo di creare il contesto in cui in questi ultimi anni ti hanno vista impegnata, e nello stesso tempo, al di là della dimensione professionale, della competenza e della dimensione amministrativa, c'è una dimensione di donna, e non è un caso che le persone che sono state invitate questa sera sono due donne, che dal loro punto di vista si confrontano con questa figura femminile, che, come abbiamo già ascoltato, ha influenzato variamente la cultura e la spiritualità di generazioni, generazioni, generazioni. Ecco, allora, con questo spirito cedo subito la parola alla Patrizia Presenti. Grazie mille, buonasera a tutti. Innanzitutto io ringrazio proprio l'Associazione Biblica della Svizzera Italiana per avermi invitato, era un invito veramente al quale ho tentato di resistere, ma poi era ringrazio moltissimo. E lasciatemi ringraziare il professor Ernesto Borghi per aver organizzato anche questo incontro. Io evidentemente ho accettato l'invito perché ero interessata a questo tema, ma poi dopo averlo accettato mi sono sinceramente spaventata a morte, e lo sono ancora, penso andrò avanti a esserlo per un po'. Ho trovato incredibilmente interessante quanto ha detto prima di me la teologa Lidia Maggi, ma dico subito che questo non mi ha tolto neanche un po' del mio timore, anzi se possibile proprio l'ha fatto andare alle stelle, ma fa niente, tanto sono qui e allora mi tocca proprio, e questo timore non viene certamente dal fatto del parlare in pubblico, sapete che la mia professione è stata fatta di parlare in pubblico, ma però certo che ho sempre parlato di temi molto più terreni, molto più, per carità, difficilmente solubili, difficilmente risolvibili, ma certamente più terreni, più facili, forse non so, temi più maschili, potrei dire, ma questo non lo vogliamo più dare. Quindi il mio discorso evidentemente non può essere teologico, io proprio ho solo da imparare da quel punto di vista, sono già la lettura di questa monografia, ma soprattutto adesso anche ascoltando la signora Maggi, io veramente ho imparato tantissimo. E quel pochissimo che ho imparato adesso mi fa vedere l'immensità di quello che non so veramente da questo punto di vista. Quindi io, come è stato detto, sono una giurista di formazione, si parla tra l'altro sempre del mio lavoro come consigliere di Stato, ma in realtà quando penso alla mia carriera professionale, il lavoro che mi ha maggiormente entusiasmato e dato, per carità, per politico è bellissimo, ma il lavoro di prima, quando facevo il magistrato dei minorenni, è il lavoro che intimamente anche mi ha fatto crescere di più. Quindi la mia è davvero una riflessione molto personale, ma è quello che proprio prendetela per quello che è. Certo, la spiritualità è per me come persona una dimensione senza la quale non potrei immaginare la mia vita, anche il mio pensiero. Parlare di Maria di Nazareth è molto difficile, perché un conto è un vivere, cercare anche di vivere un percorso spirituale interno, ma però parlare di una figura così importante, insomma, io dopo aver letto questa bellissima e profonda anche monografia, in particolare c'è un passaggio che mi ha di questa monografia, se voi penso non l'avete ancora detto, ma comunque c'è un passaggio a me che ha colpito moltissimo, mi ha fatto subito sembrare così stata un po' così presa dall'entusiasmo del tema, mi ha giustamente raggelato, ed è laddove questa monografia cita la Marialis Cultus di Papa Paolo VI, il quale dice appunto, certamente voi la conoscete, poi nel commento appunto il professor Borghi dice che cioè, o la venerazione, se posso citarlo, o la venerazione mariana consente di orientare la vita dell'essere umano alla sequela del Dio di Gesù Cristo, oppure del tutto estranea alla fede cristiana. Allora, a me, oltre ai timori, sono venuti sensi di colpa, e questo non è un buon presupposto, evidentemente, per venire qui a parlare. Giustamente si dice, sempre in questa monografia, pagina 50, viene detto con chiarezza proprio di è un po' finale, anche assunto, almeno per me, di eliminare il più possibile tutte, cito, eliminare il più possibile tutte le interpretazioni e presentazioni della figura di Maria che sappiano di rinunciatarietà etica, affidamento irresponsabile,
emotività dolciastra, perché con la rappresentazione della madre di Gesù fornito dalle testimonianze del primo secolo dopo Cristo è sempre un cibo, e lo abbiamo sentito anche molto molto bene. Nel Nuovo Testamento Maria, lo abbiamo sentito, è un modello di obbedienza, è affettuosa e gioiosa, ma è anche una donna forte, riflessiva, e riflette molto appunto sul figlio, laddove i segni della sua divinità si manifestano. Certamente è un modello di donna incredibilmente bello. Quando prima la teologa Maggi diceva del modo in cui Maria parla, dice al figlio alle nozze manca il vino, io non so, quando me ne parlava avrei detto, pensavo, ma quel modo di fare lì è riassumibile veramente in un modo molto femminile, di suggerire senza essere invadenti. E lo si vede in moltissime donne, in tutte per fortuna, se non saremmo degli esseri perfetti, che non lo siamo, però appunto nella sua dolcezza, nel suo intuito appunto, nella sua empatia, pazienza anche, ma soprattutto nella sua forza, nell'intelligenza, è una figura femminile incredibile. Certo, con le donne normali non condivide le esperienze femminili anche più, come potrei dire, difficili, tormentose, tormentate, per esempio il suo rapporto con il padre di Gesù, non il padre, perché non mi addentro in questo momento, è un rapporto di cui non si parla, c'era, ma è sempre inesistente, comunque non si percepisce, diciamo, lo spessore, le difficoltà che caratterizzano anche i rapporti tra i due sessi, nelle coppie, insomma. L'insistenza della Chiesa sulla sua verginità ha, per quanto mi concerne, certamente sconcertato generazioni di donne, e non so quante ne ha avvicinate o allontanate dalla Chiesa, intendo. E non è immediato capire, anche perché nessuno poi lo spiega bene nelle lezioni di catechismo, perché ovviamente il percorso di molti di noi è, passa un po', cioè, la cultura si forma anche, non solo la mia cultura, non so, lo dicevo prima, io un mese di... chiedevo perché è stata organizzata questa serata il 2 di maggio, quando ero piccola andavo sempre al mese di maggio. Però non ho capito, cosa dicevano al Solduno, chiese il Solduno, vicino Locarno, si diceva Rosario, ma nessuno spiegava proprio niente della figura di Maria di Nazareth. E nessuno, quindi non è immediato capire, per esempio a me nessuno lo ha mai spiegato, che la verginità, il suo essere immacolata, ha senso proprio per sottolineare la natura divina del figlio, che non ha a che vedere con la sua, come dire, non è una caratteristica di lei come donna. Maria diventa però, l'hai detto prima, quasi la quarta dell'attrice, insomma, e per alcuni veramente è quasi la più importante, e comincia a diventare, a partire appunto, lo sappiamo, dal V secolo avanti Cristo, quando poi tra l'altro a Soissons in Francia viene dedicato Maria al tempio, che era tra l'altro prima di Isis, e il culto mariano poi raggiunge il suo apice certamente nel Medioevo, all'inizio del Rinascimento, lo vediamo soprattutto nelle numerosissime opere dei pittori, nell'arte proprio, la figura. Nel 1854 la Chiesa Cattolica dichiara Maria di Nazareth immacolata e concetta, quindi libera dal peccato originale. Però il Nuovo Testamento non dice nulla di tutto questo, non dice nulla della nascita di Maria, non si sa se è una figura completamente terrena, completamente umana, se è un po' divina, se è completamente divina, e la sua, per esempio, posizione nella Chiesa protestante è molto più chiara, nel senso, lo sappiamo bene, è categorico al riguardo, per Lutero il 15 di agosto non è una festa assolutamente, la Chiesa protestante non ha mai accettato la dottrina dell'Assunzione, benché meno quella dell'Immacolata Concezione. Io tra l'altro non sapevo, e non so se è vero, ma l'ho letto preparandomi per questa serata, ho detto delle cose interessantissime, veramente, è stato per me molto più interessante prepararmi e ascoltare la teologa che non parlare, perché ho imparato tantissimo. E io non lo sapevo, però non so se è vero che l'Assunzione di Maria fosse stata proclamata dottrina ufficiale da Papa Pio XII solo nel 1950,
Poi questo in seguito a una petizione che aveva raccolto più di 8 milioni di firme. Io la prima volta che l'ho letto l'altro giorno ho capito che non solo i politici sono ossessionati dalla raccolta di firme, sono disposti a dare via quante firme. Per molti cattolici la maggioranza forse, però la natura di Maria di Nazareth non può essere solo terrena, perché Maria assurge comunque al cielo. Quindi è divina o è una mediatrice tra la dimensione umana, terrena dell'esistenza, della vita, quindi quella divina, la dimensione più eterna. Baring e Cashford hanno scritto un interessante volume intitolato The Myth of Goddess, quindi su tutti i miti delle divinità femminili. In questo interessante saggio sostengono e prendono anche spunto da tesi sostenute da Carl Gustav Jung, tutto il vivacissimo dibattito attorno alla natura umana o divina della Madonna segnala e soprattutto compensa un bisogno profondo di includere l'aspetto, l'immagine del femminile nella concezione del divino. Io lo dico, la concezione del divino che era anche femminile è andato perso, man mano, soprattutto quando ha cominciato a farsi strada una concezione più razionale del mondo, dell'universo, dell'esistenza, e ha relegato completamente, diciamo, nella, un calituccio proprio invece aspetti estremamente tutte le idee, quindi, insomma, la femminilità, l'aspetto femminile nella concezione del divino. Secondo me, che capisco molto poco di queste cose, il tutto è plausibile. A me passa plausibile, per questo che vi parlo di questa, cito questi autori. Dal momento in cui il femminile viene proprio progressivamente messo da parte per una visione più maschile, razionale del mondo nel corso dei secoli, viene appunto compensato, forse, non è una tesi, ma a me non dispiace, controbilanciato dalla necessità di integrare stati d'animo, come l'intuizione, appunto, le emozioni, l'empatia, la spontaneità della conoscenza, proprio come mezzo della conoscenza, che invece sono stati banditi del tutto, tra l'altro proprio anche laddove il percorso dell'umanità ha cominciato nella secolarizzazione, che avviene proprio con una grande enfasi sulla razionalità, quindi bandendo completamente le emozioni, l'intuizione come mezzo di conoscenza, rivelando il mondo del magico. E mi sono anche chiesta se tutta l'importante corrente New Age, che adesso è imperversa, sia oggi anche un'espressione proprio di questa necessità di bilanciare l'esclusione femminile, della femminilità dal divino della nostra cultura. È pur vero che il New Age punta proprio l'enfasi del New, tutto quello che è New Age, adesso qui faccio un grande calderone, ma punta moltissimo sulle emozioni, sui sentimenti, sugli aspetti olistici, ma anche sull'immaginazione, su dimensioni un po' magiche. E tutte dimensioni che hanno in fondo una connotazione appunto molto poco razionale, in questo senso, è molto poco maschile. E sempre adesso io prendo questi femminile e maschile in un senso proprio quasi, e non è così, certamente, perché poi in ogni donna c'è una parte maschile e femminile, in un uomo c'è una parte femminile e maschile, non è intesa come essere umano, proprio come categoria. Del resto è pur vero che però il progresso della storia, così come messo in atto dalla scienza e dalla ricerca scientifica, per esempio, che ha fatto capire che il mondo andava in una certa dimensione, tra l'altro staccandoci anche man mano anche dalla religione, è vero che oggi come oggi ci lascia perplessi, molto delusi e anche molto impauriti, le ultime catastrofi naturali in Giappone, ma anche in tutto il resto del mondo, ci fanno ben capire che lo sfruttamento della terra, che tra l'altro gera la divinità femminile, che lo sfruttamento della terra comporta grandissimi rischi proprio per la sicurezza e la sopravvivenza del genere umano. La Chiesa cattolica, tra l'altro più di quella protestante, è fortemente connotata al maschile, e per molte donne cattoliche, per me, questo resta veramente incomprensibile. Io non cambio religione perché sono nata e cresciuta cattolica, ma questa esclusione delle donne non la capirò mai. Ma non solo in termini di parità all'interno della Chiesa, perché poi, vabbè, io mi accontento della parità che ho ottenuto fuori,
senso, per carità, ho fatto sempre un lavoro abbastanza, prima in magistratura e poi nella politica, un lavoro anche tra virgolette che era maschile. Sono contenta di quello che le donne hanno raggiunto in termini proprio di, come dire, di parità. Però quello che, come dire, quello che per me resta incomprensibile sempre di più è proprio l'integrazione, proprio in termini di integrazione dell'universo femminile in un discorso di spiritualità. Quello a me manca molto. Ed è per quello che le tesi, appunto, che citavo prima di questi autori mi sono piaciute, anche le tesi di Carlo Gustavo in questo senso, perché al di là appunto della giusta parità, no? Davanti alla legge, di fronte donne e uomini, anche di fronte oggi come oggi la responsabilità genitoriale, eccetera, è pure evidente che anche dal profilo scientifico che le donne, e questo ce lo dice la scienza sempre di più, è vero che le donne sono diverse dagli uomini, effettivamente gli uomini dalle donne. Ed è per questo che è necessaria un'integrazione. Tra l'altro oggi, lo sappiamo, le donne pensano in un modo diverso dagli uomini, rispettivamente gli uomini dalle donne, ce lo dicono proprio le neuroscienze, ci dicono, cominciano a dirci con chiarezza in che modo anche il cervello nostro di donne è diverso dal cervello vostro. E quindi ci fanno, il fatto di capire le differenze ci fa capire quanto sia importantissima l'integrazione di questi universi, non proprio solo come nel senso di genere umano, di specie, ma all'interno di ognuno di noi, come persone, per essere veramente delle persone complete. Maria è una donna, è una madre, e come tale è estremamente compassionevole, è una madre a cui il figlio non può rifiutare nulla, forse, e di questa, io credo sia questo aspetto compassionevole di Maria, che ci attrae moltissimo. E lo aveva intuito anche Michelangelo, non lo hanno intuito tutti, perché ma Michelangelo raffigura benissimo la Cappella Sistina. A me è venuto in mente perché l'ho visto recentemente una trasmissione proprio sulla Cappella Sistina, se voi l'avete vista questa trasmissione, Ulisse, che a me piace molto. E era raffigurata, quindi parlavano di questo dipinto, e la cosa che mi ha colpito, siccome stavo già riflettendo a questo tema, mi ha colpito proprio dove era messa, non so se l'avete in mente, dove è messa Maria di Nazareth, dove è messa la madre, è messa vicino a Cristo, che è molto grande, lei è più piccolina sotto, lui ha questo braccio alzato e guarda dalla parte dei dannati, evidentemente ha il braccio alzato, gli sta condannando, gli sta mettendo un giudizio, penso io, e lei invece è lì vicino a lui, un po' sotto, così con un'aria un po' sommessa, ma non sottomessa, ha un'aria un po' più umile, ecco, lui quel dipinto lì non è umile, per carità, questo era anche l'angelo, naturalmente, non questo. E lei è lì con le braccia un po' così e guarda invece dalla parte, guarda dall'altra parte, dalla parte degli eletti, o di quelli che sperano di diventarlo, perché non è che sono di proprio tutti beati, sono di tutti un po' timorosi, non sanno bene se intanto si riescono da che parte vanno. Beh, questo forse è una proiezione mia, direbbe Carlo Gustav Jung. E comunque lei si volta da quella parte lì, ha le mani un po' conserte, e non è che se le cinge così per proteggere se stessa, si ha proprio quasi l'impressione che aspetta che l'altro abbassi i toni per poi intercedere, come fanno molto spesso le madri, le donne. E comunque lei sembra un suo atteggiamento molto distante dalla certezza di chi invece sta emanando il giudizio. E questo a me, non so, io questo dipinto lo trovo meglio, forse perché ho fatto il giudice tra l'altro dei minorenni, quindi ero portata a cercare prima e a cercare di capire. E mi piace molto perché vedo proprio questo atteggiamento di chi, insomma, farebbe molta fatica, si vede in questo dipinto Maria, si capisce, non emetterà mai una condanna, non ne manderà mai nessuno dalla parte dei dannati, non so. Però ovviamente così come dipinta. Io dico questo non per dire come era lei, nessuno sa come era lei, per dire come è stata percepita e come viene tuttora percepita, io penso, innanzitutto da me e forse da molti altri cattolici. Ciò che la rende preziosa è proprio questa sua capacità di intercedere, di essere appunto mitigata nel giudizio. E cosa vuol dire? Vuol dire identificarsi, vedere le debolezze umane, identificarsi, essere empatici. E io penso che è per quello che ci rivolgiamo a lei, con quel prega per noi,
cosa vuol dire? Vuol dire solo quello. Vuol dire, non so, vuol dire che forse nella nostra finitezza e imperfezione sappiamo che a volte non possiamo quasi quasi permetterci di rivolgerci direttamente a Dio, perché ci rendiamo conto che non possiamo. O forse perché non sempre riusciamo a vedere la strada che dobbiamo percorrere, perché è difficile, perché è estremamente tortuosa, perché non è qualcosa che si manifesta e uno ci passa sopra. Questo vale in tutte le religioni, non c'è nessuno che arriva, non so, nella religione, penso a un buddista, non è immediato il passaggio a Nirvana, è un percorso difficilissimo, ha fatto delle cose con la meditazione, con insomma. E io penso che a volte siamo appunto, non so, forse solo io, però forse anche qualcun altro, siamo molto lontani dalla beatitudine espressa da Luca. Quando dice beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, sicuro, però non ce la facciamo sempre noi umani a essere così. E allora è vero che l'esortazione apostolica, io ho detto all'inizio che quando ho letto questa monografia e poi ho letto che non avevo mai letto questa esortazione, appunto questa Marialis Cultus di Papa Giovanni Paolo VI, è vero, è giustissima, molto fondata questa esortazione, perché è vero che il percorso spirituale esige ben altro che semplicemente chiedere l'intercessione, o esige ben altro che la venerazione esteriore della Madonna, però forse è anche pur vero che qualche volta non siamo sempre all'altezza di questo percorso che dobbiamo compiere. È fatto, questo percorso secondo me è fatto, non so, come i lutti, a volte funzionano, a volte siamo i presidenti di un vortice, a volte abbiamo il suo, a volte poi man mano forse ci avviciniamo sempre di più, però certamente è fatto. Oppure non so, Jung spiegava questa cosa dicendo che era come una specie di spirale, si sale verso l'alto, ma si ha l'impressione quando si guarda giù di essere sempre lì e di vedere sempre più fuori. È pur vero che la Chiesa ha reso Maria Immacolata e Concetta, quindi dandole, in qualche modo i Vangeli abbiamo sentito, però la Chiesa non poteva accontentarsi in qualche modo di questa, cioè di lasciarla solo tra gli umani, e rendendola Immacolata e Concetta le ha dato comunque una natura che va oltre quella umana, non è una divinità. Però non è solo una donna, ed è proprio questa sua profonda natura umana di donna, però, che ci attira, oltre che di madre, a renderla proprio così preziosa. Ovviamente se siamo cattolici, non se siamo di altre religioni, non se siamo protestanti, la Chiesa cattolica, che però, appunto, come dicevo, dalla donna, secondo me, non tiene conto il dovere, ha riconosciuto la necessità, da qualche parte ha riconosciuto la necessità del femminile nel divino o accanto al divino, anche se poi sappiamo la celebrazione della donna perfetta, Madonna, purtroppo è andata anche di pari passo con una strisciante integrazione della donna in generale, questo è un lungo e altro discorso. Certamente anche questo contrasto, questo che poi appunto questo denigrazione, questa non parità della donna all'interno della Chiesa è in contrasto, a mio modo di vedere, con il Nuovo Testamento, che ha dato proprio alle donne, alla femminilità, proprio un'importanza molto molto diversa dalla religione precedente ebraica, che sono le donne a vivere in prima, davanti a testimoniare in prima persona la trasformazione di Dio in uomo, la nascita, il concepimento, la nascita. E poi lo abbiamo sentito con la liturgia pasquale, sono le donne a testimoniare la risurrezione. Carl Gustav Jung ha dato importanza, moltissima importanza, a questa dottrina dell'assunzione della Vergine. E io la prima volta che l'ho letto ho pensato, ma paradosso, così, ma che strano, proprio uno così, perché gli piace, perché cosa c'entra con l'assunzione? E lui poi però gli dà molta importanza proprio perché ne riconosce la significativa natura simbolica. La Chiesa cattolica ha restituito, proprio in questo senso, dice lui, all'umanità tratti anche femminili della divinità, cosa che era scomparso per moltissimo tempo.
E io credo che forse è proprio di quello che abbiamo bisogno, di una, proprio lo dicevo da prima, di una complementarietà tra quello che appartiene al mondo femminile rispetto a quello maschile, una complementarietà che ci restituisca proprio valori, come dire, più femminili, come l'intuito, la spontaneità, anche l'istinto e le emozioni. E io penso che senza riconoscere che noi tutti, uomini e donne, ci muoviamo in un universo interiore fatto non solo di razionalità, ma appunto anche di ombre, di emozioni, io credo che non andremo molto lontano, e non stiamo andando molto lontano, se crediamo solo alla razionalità, alla scienza, questa susseguenza di, anche che lo abbiamo capito, non fanno il nostro progresso, non è un vero progresso. E poi non andiamo lontani neanche spiritualmente. Per fortuna, tra l'altro, oggi la risposta ci arriva non solo da un bisogno di spiritualità, dicevo prima, ma non lo cercano i greci, lo cerca altrove. Purtroppo tanti, appunto, in questo momento, cioè, tanti lo cercano laddove non necessariamente. Insomma, per fortuna oggi è la scienza che viene in nostro soccorso e rifonde in modo proprio scientifico per quelli che non ci vedevano, per quelli che come Tommaso devono prima vedere e poi credere. Le neuroscienze in particolare ci soccorrono, e soccorrono soprattutto gli scettici, li convincono, perché ci dicono che le emozioni sono tangibili, sono rintracciabili proprio fisicamente, e sono proprio le emozioni che determinano e formano i nostri pensieri, ci parlano dei neuroni, delle connessioni neuronali, eccetera. E quindi tutte le scoperte attorno al funzionamento del cervello, per quanto io possa capire e capisco di questo ancora di meno di biologia, cioè zero, rivalutano comunque scientificamente, razionalmente, proprio il ruolo e la funzione proprio di questa parte preziosa di ognuno di noi, sia che siamo uomini o donne, questa parte preziosa di noi stessi che finora era una specie di nebulosa di emozioni, una nebulosa appunto, una parte un po' femminile, una nebulosa femminile, proprio quella parte di noi che forse soprattutto Maria di Nazareth ha sempre capito molto bene. Grazie. Molto per questo intervento che ci ha aperto una serie di scenari e anche delle prospettive che forse per alcuni dei presenti non sono proprio molto consuete e che in ogni caso suscitano, credo, occasioni di approfondimento, di discussione, di allargamento ulteriore. Ecco, prima di dare la parola a chi volesse intervenire, domande, eventuali considerazioni sul tema, mi pare di poter fare tre brevi osservazioni che riguardano i tre testi che mi hanno particolarmente impressionato, toccato, per certi aspetti entusiasmato leggendo i passi che nel Nuovo Testamento specificamente sono legati alla figura di Maria. Innanzitutto un passo che tutto sommato tra le pieghe del testo talvolta sfugge e che è ripetuto sostanzialmente in modo analogo due volte nel corso del Vangelo secondo Luca. Cioè il momento in cui il narratore dice che Maria, in una traduzione che ha avuto una lunga tradizione nei nostri ambiti e ambienti, il testo diceva sostanzialmente così: Maria meditava nel suo cuore, custodiva nel suo cuore, meditava nel suo cuore tutto quello che succedeva. Ho parafrasato il testo, ma il concetto è questo. Una traduzione un po' più attenta alla lettera del testo sottolinea il confronto all'interno del suo cuore, e cioè il mettere a paragone le esperienze esterne con la propria interiorità. Cioè quello che, con un'espressione un po' tecnica, è un'azione di discernimento interiore profondo, ma non l'atteggiamento di chi è una ragazzetta con pochi strumenti e che si lascia travolgere da una fede cieca, perché purtroppo questo è uno degli elementi, una delle immagini che trasversalmente nei secoli si è più consolidata. Ma una ragazza, certo, una ragazza con giovane, una ragazza che vede la sua vita profondamente toccata, sconvolta dall'offerta, dalla proposta che le viene fatta, una ragazza che nel corso di questa esperienza, per quello che i testi evangelici ci dicono, senza mai dimenticare che noi non abbiamo delle cronache o dei testi di storia,
noi abbiamo delle narrazioni che la teologia ha trasfigurato, nel senso migliore del termine. È molto importante questo fatto, perché se noi crediamo ancora che quanto i primi due capitoli di Luca e i primi due di Matteo, per fare i due riferimenti ai cosiddetti Vangeli dell'infanzia, ci raccontino parola per parola, elemento per elemento, istante per istante quello che è successo, allora facciamo una considerazione che è legata a un modo di interpretare i testi che ha avuto una straordinaria fortuna per secoli, ma che grazie a Dio da vari decenni non è più considerato come l'unico modo, il modo fondamentale per leggere i testi. E comunque dicevo, questo è il primo passaggio, un passaggio molto bello. Il più bello forse è proprio quello del secondo capitolo di Luca, versetti da 16 a 19. Qui quest'idea del confronto tra l'esperienza della propria vita e la propria interiorità è particolarmente marcata. Poi c'è certamente, come Lidia stessa ricordava, quello che noi chiamiamo Magnificat nella tradizione più comune, che è un'esplosione di gioia, che è un canto per certi aspetti guerriero, che ha una determinazione straordinaria, che con ogni probabilità non ha composto Maria, ma che l'Evangelista ha collocato prendendolo da una tradizione liturgica precedente, ma che è perfettamente in asse con tutto il discorso che prima e dopo viene condotto. Perché, come si ricordava prima, ha rovesciato i potenti dei troni e ha innalzato gli umili, una delle affermazioni della seconda parte del cantico, ruota come la prima parte intorno a che cosa? Da un lato all'idea che santo è il suo nome, cioè che la santità del nome di Dio è il punto di riferimento fondamentale intorno a cui questa stessa ragazza ruota nella sua esistenza, e che questo tripudio di gioia non è la gioia irresponsabile di qualcuno che si lascia trascinare emotivamente da quello che le è capitato e non sa ragionare in maniera diversa. Ma è, nello spirito del testo, è la risposta di una ragazza che sente la sua vita notevolmente toccata da quello che le è stato proposto e che è all'interno della storia del suo popolo, che è all'interno di una cultura che dal primo aveva il Nuovo Testamento e che da vicino fa risuonare i cuori, le menti, in una logica che è quella di questa misericordia di Dio che si articola e si rovescia sugli esseri umani, nella consapevolezza che la vita è fatta di difficoltà, di tensioni, di dolori, di sofferenze, ma che credere che l'amore di Dio sia un dato di fatto non è una pia illusione di qualcuno che non sapeva come vivere diversamente, ma che è veramente il cuore del discorso intorno a cui questi stessi brani di cui Maria è variamente protagonista dicono. E il terzo testo che mi colpisce sempre molto, in questo quadro pur molto scarno, perché come vi ricordava abbiamo pochi elementi e molto spesso certe tradizioni interpretative ne hanno viste altre dove probabilmente non c'era nessun riferimento diretto, è quella presa di posizione di Gesù che la presente ha ricordato alla fine, nell'ultima parte del suo intervento, che cosa vuol dire essere discepoli e fare la volontà, cosa vuol dire essere mia madre, miei fratelli, mie sorelle, e tutti coloro sono quelli che fanno la volontà di Dio e la mettono in pratica. Ecco, allora, nella propria vita, per quello che i testi evangelici ci dicono, Maria ha preso sul serio la proposta di la scelta che nella propria vita le veniva chiesta ed è andata sino in fondo. È andata sino in fondo nella dimensione gioiosa e nella dimensione difficile, complessa, dolorosa di questa scelta. E qui io penso che noi dobbiamo, tornando a questi testi, considerarli più globalmente, più complessivamente. Il che non significa che noi dobbiamo fare gli iconoclasti che distruggono segni di vario genere, accentuazioni, venerazioni eccessive, non è questo il punto. Il punto è, secondo me, fare in modo che certi piedestalli su cui certe statue mariane sono collocate, non siano talvolta degli alibi per portare questa figura al di fuori di quella che è l'esistenza delle persone. Cioè farla diventare un modello così lontano che nessuno poi possa prendere in considerazione, esattamente come una credente che fa guardare gli esseri umani verso il suo figlio, che è anche il suo Signore. E credo che questo sia il dato fondamentale, quello che emerge mi pare in modo inequivocabile, forse il dato del tutto fondamentale di questi testi è la dimensione dell'essere credente, cioè del fidarsi profondamente dell'amore
di suo figlio, che è poi il suo Signore. Io penso che su questo noi dobbiamo, con tutte le differenze che le varie confessioni cristiane portano con sé, ma anche con i punti di convergenza che certamente ci sono, dobbiamo certamente camminare. In un suo volume che è esaurito, ma che mi auguro possa essere pubblicato prossimamente, Don Vitalini, volume Maria nel Nuovo Testamento, volume pubblicato negli anni '80, che poi è stato ripreso in altro contesto, dice, sono la pagina 50 di questa nostra monografia. È fondamentale, dice Don Vitalini, indicare la dimensione ecumenica della analogia biblica, che permette un dialogo tra di noi, fratelli ancora separati dalle nostre visioni, e che a volte pensiamo che anche la contemplazione di Maria serva più a dividerci che a unirci. Alla luce del messaggio scritturistico ci si rende conto che la figura di Maria, nostra madre e sorella, ci richiama alla nostra fondamentale vocazione alla santità e pertanto ci aiuta a meglio percepire quella che è l'essenza della vita di Cristo, cioè la carità trinitaria, partecipataci nella misura in cui accettiamo che essa infranga ogni barriera, ogni preconcetto, ogni diffidenza e ci porti ad essere una cosa sola nello spirito del risorto a gloria del Padre. Ora, questo non è buonismo ecumenico, è il tentativo di vedere gli elementi di convergenza piuttosto che gli elementi di contrapposizione, perché è vero che nella storia Maria è stato uno degli elementi di divisione, certo, è un fatto. Un depotenziamento fondamentale, non tanto nei testi di Lutero quanto in altre affermazioni, e un eccesso di carica di rilievo in certi ambiti cattolici. Cioè il problema è vedere come fare non per trovare il giusto mezzo, ma per tornare alle radici, per fare un cammino insieme che ci aiuti, ciascuno dal proprio punto di vista, a valorizzare quanto nella posizione dell'altro è veramente fondamentalmente credo. Credo che sia un dato su cui possiamo marciare a tanti livelli. Ecco, io mi fermo qui, abbiamo alcuni minuti ancora per chi volesse intervenire, ma tanto possiamo magari anche approfondire qualche dato che magari è stato soltanto toccato, anche vedere questo tema magari da un'altra angolatura. Prego. Io penso che le domande ce ne sarebbero tantissime. Una è cosa significa concepita senza peccato? E l'altra considerazione era questa. Parlando con un collega non credente, però alla ricerca, è ammagliato, ammirato dalla tutta appunto l'arte dell'Annunciazione di Maria, si sentiva estremamente spostato dalla problematica della verginità e della lasciare praticamente in disparte San Giuseppe. Infatti è stato menzionato anche la Patrizia presente in questo aspetto. Com'è che la dobbiamo valutare? Perché effettivamente è un aspetto che allontana un po' la figura di Maria, per almeno per chi non ha, diciamo, una concezione più profonda di tutta la problematica. Grazie, raccogliamo magari qualche altro intervento e poi. Io mi domandavo, voglio amicamente, cioè prima di tutto voglio ringraziare le due signore che in modo completamente diverso ma così brillante e brilloso ci hanno dato la loro visione, da una parte un pochino più profonda, più teologica, dall'altra proprio da una persona comune. E molte osservazioni fatte mi sono piaciute, quelle sulla Madonna che ha queste attenzioni verso la comunità, chiedendo al figlio e si preoccupa che tutti i presenti alle nozze di Cana vengano serviti, e poi altre osservazioni. E poi della signora Pesenti, questo diciamo tra virgolette il maschilismo della Chiesa, che è proprio un'osservazione che anch'io come donna mi sono sempre fatta. È chiaro che il clero è verticista e maschilista, e noi donne che siamo dall'altra parte notiamo fortemente questa mancanza di donne nella Chiesa, mentre invece un po' tra virgolette invidiamo la Chiesa protestante, dove c'è anche questa parte femminile.
e mi domandavo se tutto questo culto mariano, che specialmente in questi anni sta in un certo senso quasi esplodendo, no? Non sia un po' una rivalsa della cristianità, vedendo tutti questi questo maschilismo nella Chiesa, e c'è questo bisogno, come diceva la signora, questo equilibrio tra la parte femminile e la parte maschile. Mi domando se non sia un po' un controbilanciare il lato maschile del clero, della Chiesa, con invece dall'altra parte questo esplodere del culto mariano. Grazie. A lei, forse possiamo cominciare a dare qualche risposta, dando quel spazio ulteriore. Dico una parola prima di cedere la parola, appunto, ogni volta alle persone presenti. Dunque, dottor Bologna, noi abbiamo all'interno dei dogmi mariani tre elementi fondamentali, che sono appunto l'Immacolata Concezione, l'Assunzione e tutto quello che attiene alla verginità di Maria. Al di là del fatto che poi succede oggi che a seguito di una straordinaria cultura di carattere religioso si faccia una confusione incredibile, per esempio, tra verginità e Immacolata Concezione, questo non soltanto sui banchi di scuola, ma anche in altri contesti, e quindi poi questa confusione è tale che alla fine non si sa più di cosa si sta parlando. Ma al di là di questo discorso, io in questa monografia ho cercato di far notare come da una parte ci sia la verginità di Maria, su cui le fonti neotestamentali sono assolutamente univoche, cioè non c'è dubbio sul fatto che fin dal primo secolo dopo Cristo si insista molto chiaramente su questo aspetto. Circa invece gli altri dogmi, non ci sono, per quel che mi pare di capire, tanto dei fondamenti di carattere biblico, quanto una serie di approfondimenti nella tradizione teologica e non solo teologica della Chiesa, che ha portato, anche al di là delle petizioni che si ricordavano giustamente prima, una sorta di consenso anche del popolo a rafforzare questa idea, per cui la dogmatizzazione è stato il punto d'arrivo di tutta questa serie di riflessioni. Allora, io mi sono limitato, anche perché era una piccola monografia di carattere divulgativo, a dire alcune parole su quello che è il fondamento della verginità di Maria, che è davvero assolutamente, come posso dire, un tema che riguarda l'eccezionalità del figlio. Cioè, detto in altre parole, sembra un gioco di uno slogan, praticamente, detto così. Ma io ho cercato di sintetizzarlo, spero di non aver complicato la vita a nessuno, ma Maria è vergine perché è madre del figlio di Dio, non è madre del figlio di Dio perché è vergine. Cioè, detto in altre parole, il riferimento fondamentale è esattamente il figlio di Dio, cioè il fatto che sia abbia fatto posto nella sua vita alla nascita del figlio di Dio. Ora, è chiaro che tutta una serie di teorie, di colleghi ancora oggi che sono di tutt'altra posizione, ci sono colleghi, c'è all'interno della Chiesa Cattolica un filone che vedrebbe benissimo un'ulteriore dogmatizzazione sulla corredentorietà di Maria rispetto a Gesù, cioè il ruolo di Maria come corredentrice. Ecco, allora, io resto convinto che una prospettiva del genere rafforzerebbe l'idea del quartetto, come ho detto prima, non c'è alcun dubbio da questo punto di vista. E i fondamenti, e mi pare di poter dire molto serenamente che quanto noi leggiamo nei testi evangelici è più che sufficiente per dare a Di Maria, dal punto di vista della credente, come dicevamo prima, un grandissimo ruolo, un importantissimo ruolo. Allora mi pare che, concludo dicendo la parola alle altre persone presenti, che si debba assolutamente insistere su questo dato di fede. Cioè il dato della credente, qual è che ha creduto? La splendida parola messa in bocca a Elisabetta, in quello scambio è possibile che quel viaggio non ci sia mai stato. È possibile che il viaggio sia stata una costruzione di carattere teologico, ma poco importa. Quello che è importante è la dinamica complessiva che questo testo ha alle sue spalle. E in ogni caso, su che cosa insiste il testo lucano, mettendolo sulle labbra di Elisabetta? Insiste esattamente sulla fede di questa ragazza, cioè sulla fede di Maria. Questo è un dato straordinario. Io credo, e concludo, che noi dobbiamo fare di tutto, credenti o non credenti, credenti di varia denominazione, persone di altra ispirazione, perché
sia sempre più chiaro che cosa vuol dire fede dal nuovo, dalla Bibbia in generale alla tradizione cristiana in senso ampio. Io sono dell'idea che molto spesso noi dell'idea di fede abbiamo una concezione estremamente limitativa, molto legata a certe prospettive, se posso permettere l'espressione, più pagane che cristiane. Cioè prospettive dove tutto sommato l'idea del guadagnarsi la salvezza, l'idea dell'acquisire dei meriti rispetto a Dio, che allora si rende conto davvero delle nostre condizioni e quindi ci favorirà in qualche forma, sia molto più diffusa che non l'idea di fede che emerge chiaramente da questi testi. E che è un'idea infinitamente più matura e infinitamente più significativa di quanto non, talvolta noi crediamo. E questo mi pare potremmo dire, ripeto, molto seriamente. Sì, sì. Allora, io inizierei proprio da Elisabetta su questo discorso della verginità, perché le parole di Elisabetta ci dicono perché Maria è beata. E secondo Elisabetta, Maria è beata perché ha creduto, a quanto gli è stato annunciato. È molto interessante questo. Maria non è beata perché è vergine e non è nemmeno beata perché è incinta. Paradossalmente, perché ha creduto, cioè la fertilità della fede sembra prioritaria, poi questo ce lo conferma Gesù. Maria è madre di Gesù non perché lo ha partorito, ma perché ha creduto e si è lasciata, e alla fine dell'itinerario è diventata discepola del figlio, ha creduto nella parola e si è lasciata penetrare da quella spada che è la parola del figlio che l'ha segnata. E questo è molto interessante sul ruolo della verginità. Però vorrei anche ricondurlo a Maria: non è una mina vagante, nasce dalla storia di Israele. Così come Gesù non è l'inizio di qualcosa, c'è una storia che lo precede, che lo annuncia, è figlio del suo popolo, è figlio di quel Dio. Noi parliamo della storia della salvezza. Ora, in tutta la scrittura, la storia della salvezza, la storia di Israele viene misurata, lo stato di salute di questa storia viene misurata attraverso un'immagine, che è chiaramente un'immagine, però molto efficace, ed è l'immagine della fertilità. Allora, quando una storia è chiusa, è una storia sterile, non può produrre niente di nuovo. Abbiamo dei profeti che non soltanto annunciano disgrazie, ma con la loro vita incarnano come proprio icona questa sterilità. E allora abbiamo Geremia che non è single, e quando la storia è così chiusa che niente di nuovo può essere prodotto, abbiamo addirittura profeti che sono vedovi, per cui nella vedovanza morte, proprio morta. Quando la storia è in crisi, però c'è ancora qualche possibilità che un cambiamento porti a un modificare la situazione. Ecco che abbiamo dei profeti che ci raccontano con le loro stesse vite di matrimoni con delle patologie. Pensiamo ad Osea che sposa una prostituta, ma comunque la storia è aperta. Ecco qui che cosa sta dicendo in questa linea, in questa tradizione profetica, la scrittura: che niente è impossibile a Dio. Dio l'aveva già detto con Ezechiele, mettendo di fronte il popolo la storia chiusa, è morta, ma ossa secche riprenderanno vita. L'aveva già detto, ma qui dice qualcosa di più, dice: la vizzita vecchia partorisce e colei che ancora non è aperta partorisce. Questi due parti vanno letti per capire la vicenda della verginità di Maria davvero in maniera simmetrica per Luca. Cioè, qui la verginità di Maria va compresa in relazione al figlio, in relazione a Gesù, ma anche in relazione alla storia di Israele, e si dice qualcosa di questo Dio. Si dice che niente è impossibile a Dio, che una storia chiusa a vizzita si riapre con una donna anziana che partorisce. L'avevamo però già visto nel passato, ma qui c'è una novità ulteriore. Come potevano narrare l'Evangelo se non attraverso questa immagine che non ha niente di morale? Cioè, non ci sta dicendo che questa era una ragazzina a modo, che non flirtava con i ragazzi, non importa niente del dato biografico personale di Maria, perché qui Maria rappresenta Israele, rappresenta un'icona teologica, per cui quella verginità è
questa vicenda a un'attesa, un'attesa, un'attesa che è quella messianica, che appartiene e soprattutto crea una cesura con il Primo Testamento, che invece non deve essere. Questa storia va compresa all'interno di un'attesa, tutta l'Annunciazione va compresa all'interno di un'attesa che la precede, tutta la modalità come viene narrato di questo re che viene, della stirpe davidica, va compresa all'interno di un'attesa. Se noi non sentiamo questo, proprio come avviene nella risurrezione, se non sentiamo l'assenza di un corpo che non c'è, non possiamo annunciarne la presenza attraverso un'attesa sorpresa di un Gesù che si rivela. E qui nasce proprio questo gioco. Allora qui ci troviamo di fronte a una categoria che giammai non dobbiamo ridurre a categoria morale, sessuale, etica. Non che questo non ci stia bene, ma è davvero un elemento secondario. Al punto che i Vangeli non hanno nessun problema a parlarci poi di una famiglia normale, con vari altri figli, Giacomo e poi chiaramente tutte le interpretazioni esegetiche, ma no, forse erano i cugini, però molto tranquillamente la scrittura ci dice che dopo questo evento eccezionale c'è l'ordinarietà della vita. E Giuseppe effettivamente nel Vangelo di Luca occupa un posto secondario, però un ruolo molto importante nel Vangelo di Matteo, quasi una par condicio tra i due Vangeli, perché Giuseppe è quell'uomo giusto che prende questa donna in moglie anche di fronte a una scomoda maternità. Giuseppe è colui che ascolta nei sogni la voce di Dio. Giuseppe è colui che salva il Salvatore, questa strana esperienza dove il bambino viene trasportato in Egitto. Giuseppe, il Vangelo di Matteo, che ha toni sulla natività molto più tragici, perché c'è proprio rappresentata in maniera drammatica l'ostilità a questa regalità che viene attraverso il potere di Erode, è di fatto il padre che salva il figlio. Che strano Salvatore, questo che appena nasce deve essere salvato da Giuseppe. È una figura che poi scompare, non ne sappiamo le ragioni. Nel Nuovo Testamento non viene detto che è anziano. Io spero per Maria che sia stato un bel giovane, la loro sia stata anche una storia d'amore. Lo troviamo però ancora a 12 anni con Gesù, per cui insomma almeno negli anni dell'infanzia e dell'adolescenza, secondo la costruzione narrativa, le premesse che il professor Borghi faceva vanno tenute conto, è presente, insomma. Basta, io penso che mi fermo qui. Grazie. Non mi azzardo proprio a rispondere, però volevo riprendere anche altre domande decisive che erano molto interessanti. Che partivano da una domanda per voi, ma perché allora se mi molto in mente? Io ho sempre pensato, ma se Gesù viene dalla stirpe di Davide, ma se non è veramente figlio di Giuseppe, con la stirpe lì non c'è, cioè è interrotta, come è che succede? Ah, beh, ma qui però. Ma allora noi non saremo figli di Dio, ma noi abbiamo. No, nel senso che noi non avremmo, perché l'adozione comunque, che noi viviamo con una modalità diversa di paternità o maternità, è estremamente legittima nella scrittura. La scrittura gioca su due immagini per dire il rapporto tra Dio e Israele. Un'immagine della totale gratuità. Io ti ho visto e ti ho adottato. Ezechiele, addirittura bambina abbandonata. Un'altra è legata alla genealogia, per cui c'è sempre una tensione, perché quando Israele si sente troppo sicuro di essere biologicamente il popolo eletto, i profeti gli ricordano che è stato adottato, che era l'ultimo, il più sfigato, e io ti ho scelto proprio perché eri più duro, con la lunga cervice. Nasce questa tensione, ma nella categoria ebraica l'adozione ha la stessa funzione del figlio biologico. Non a caso quando Sara si ritrova senza un figlio, dona ad Abramo la sua schiava Agar perché le partorisca sulle sue gambe, a dire che il figlio della schiava è il suo figlio. E insomma l'utero è un affitto, l'adozione, le modalità creative in questa storia sterile venivano messe in atto proprio perché bisognava fare conti con una genealogia che non fluiva così facilmente.
facilmente. Chiaramente sono metafore teologiche, io vorrei fare riferimento a questo, che sono certo metafore biologiche che ci dicono cosa? Che le famiglie bibliche sicuramente non erano migliori delle nostre famiglie, erano altrettanto attraversate da fatiche, da inquietudini, e che comunque questo Dio biblico camminava con queste famiglie imperfette. Ma l'altro dato teologico importante è che questo rapporto con il divino aveva momenti di crisi e ci si inventava delle modalità creative per riaprirsi, per ricreare una continuità, anche attraverso genealogie eterodosse. Pensate a Tama, la nuora di Giuda che si traveste da prostituta per avere la possibilità di reclamare quel figlio che non le viene dato. Sono effettivamente storie estremamente creative di come queste donne, soprattutto nella prima parte della scrittura, si procurano maternità, ma proprio a simboleggiare anche una certa fatica, perché questa storia della salvezza non è una storia lineare, è una storia molto 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 tortuosa, dove solo in retrospettiva tu ne riconosci la narrabilità. C'è qualche altro intervento da parte del professore? Qualche altro, prego. Io ringrazio la signora perché ha chiarito finalmente che sul problema della virginità non bisogna insistere sulla fisicità, ma sulla elezione divina e sulla grazia di Dio. A me sembra che questa sia la risposta che aveva il dottor Bologna. No. Volevo chiedere, però, come componete voi le Valdesi di fronte all'Immacolata Concezione e l'Assunta? Altri due grossi problemi che meritano anche una lettura da noi cattolici del contesto con cui furono dichiarati questi due dogmi. Se li togliamo dal loro contesto, chiaramente diventano molto più problematici. E a Patrizia vorrei dire che un d'accordissimo con te sul fatto della mancanza della Chiesa Cattolica per quanto riguarda la parità femminile, però la Chiesa Cattolica ha un'altra grave colpa, quello di aver completamente o quasi completamente dimenticato le grandi mistiche. Nel cattolicesimo sta Santa Chiara d'Assisi, Santa Caterina da Siena, Sant'Angelo da Foligno, Santa Caterina Fiesca, eccetera. C'è una litania di grandi donne, di grandi mistiche che veramente hanno dato al cristianesimo, non solo al cattolicesimo, hanno dato al cristianesimo delle ali potenti. Sono dimenticate, per cui si va nel Grecia a cercare la spiritualità. Questo è in quanto un po' pecoraria, no? Visto che mi professo abbiurato e apostata, no? Non sapevo se fare proporvi questa mia riflessione, ma siccome padre Callisto, che ogni tanto leggo anche da apostata, mi ha tirato un po' la volata, magari c'è qualcuno che riesce a togliermi questo dubbio, questa riflessione, che non vuole essere una critica, non è una critica, è un mio pensiero. Perché le descrizioni di Maria sono fatte nella maggior parte, e perché Maria è proclamata nella maggior parte così tanta verve, da uomini che di donne non dovrebbero saperne molto, e anzi forse ne sanno veramente poco. Direi innanzitutto dare la risposta a Patrizia sulle posizioni non cattoliche sui due temi. Allora, io ho la sensazione, vabbè, non entro nel merito, chiaramente sono dottrine che non appartengono alla mia tradizione e oltretutto non hanno riscontro biblico, però nello stesso tempo mi interrogo sulle intenzioni, ed è come se a volte, non per fare una teologia delle intenzioni, però a volte le intenzioni sono buone,
anche se la soluzione non è la più efficace. Io mi rendo conto che c'è anche questa intenzione che è stata sottolineata dalla nostra relatrice di rimettere nel divino una dialettica anche con il lato femminile. Allora qui c'è un'intenzione che è notevole. La domanda che mi pongo è se questa è la modalità, perché la mia sensazione è che con questi dogmi comunque si crea una separazione, cioè una separazione. È la stessa difficoltà che io trovo con tutto il linguaggio della santificazione. Non che non creda che vita esemplare possono esserci di esempio, ma in questo contesto culturale dove noi tendiamo a delegare ai professionisti del sacro, ai professionisti, cioè tendiamo a delegare le responsabilità, ho paura che si crei ancora di più uno scisma che divide, che delega ai santi la responsabilità di salvare il mondo, a noi peccatori questo affidarci non credo che necessariamente metta le basi per una fede matura, responsabile e soprattutto protagonista. Quello che io vedo è che Maria è una donna, è una piccola ragazza, doveva avere narrativamente, storicamente, ma dal punto di vista narrativo, 13-14 anni quando le capita quella avventura, e tuttavia è molto matura nella sua fede, molto responsabile, capace di non delegare ad altri la sua scelta e quella annunciazione, quella vocazione che lei riceve, dopo un discernimento trova un totale consenso, consapevole e maturo. Ecco, io ho paura che quello che mi preoccupa di questi dogmi, al di là del dato, non sono biblici, non sono in quale contesto siano avvenuti, sono che davvero aiutano a ritrovare la consapevolezza che davanti a Dio siamo responsabili, non possiamo delegare la responsabilità di ascoltare la parola, che so che faremo in maniera parziale. Però la buona notizia è che Dio parla a gente imperfetta nella scrittura. Guardate che nella scrittura non esiste una figura che è perfetta. Persino Maria, dopo che Luca ha costruito questo quadro così solenne, viene raccontata come la madre che fa i ricatti affettivi al figlio, ti abbiamo cercato tutto il tempo, io e tuo padre siamo stati in ansia, dove sei stato? Immediatamente! Proprio a dire che nemmeno Maria, che è uno dei personaggi che è stato presentato in maniera più solare, la sfida è davvero chiudete gli occhi, pensate tutta la carrellata di personaggi biblici, trovatevene uno che potete considerare come una figura perfetta, presentata in maniera geografica. Ed è con queste persone integre, ma nel senso biblico, non sante, perfette, integre nel senso di totali, che hanno lati oscuri e lati solari, che Dio dialoga. Allora, forse questa è la fatica che noi dovremmo fare, riappropriarci della nostra imperfezione come requisito necessario per parlare con Dio. Noi pensiamo sempre che a Dio dobbiamo dare il nostro lato perfetto, presentabile, come un curriculum. Per presentarci davanti a Dio dobbiamo davvero dare un curriculum. Dio non vuole questo. Alcune mistiche che ci hanno posto di fronte al problema di portare a Dio in offerta al nostro peccato ci dicevano in realtà questo, che presentarsi a Dio come discepoli di questa parola biblica è presentarsi a Dio con tutta la nostra umanità. Maria è riuscita a farlo, ha messo davanti a Dio i suoi fraintendimenti, no? Quando andava a riprendersi il figlio perché pensava che fosse uscito di senno, bellissimo, ma è chiaro che pensava che era uscito di senno, c'era uno scarto tra le sue aspettative rispetto a questo immaginario e quello che era, e per far sì, insomma, gli era stato detto che sarebbe stato un re dei re, che la sua gloria sarebbe, cosa gli è stato detto all'annunciazione? Tutto il pacchetto sulla crocifissione, ma nell'annunciazione non c'è, cioè gli è stata data metà della versione del destino di questo grande personaggio. Ma è chiaro che se lei si aspettava che questo qui doveva essere regale, se lo vedeva in giro mendicante a qualche
domanda se la faceva sullo scarto tra... Ma come, tu sei nato per essere re e te ne vai in giro con quattro barboni? Ora, non voglio banalizzare, però... Però davvero, ho la sensazione che restituire questa umanità di Maria e anche questo figlio, io in realtà non la vedo proprio semplicemente come una donna, cioè la vedo come una donna molto empatica, molto solidale, ma anche un carattere molto combattivo, molto determinata, molto capace di tenere testa al figlio, pur consapevole che essendo un figlio con un certo caratterino bisognava anche saperle comunicare in un certo modo, perché il Gesù biblico non è che è proprio tutto zucchero e miele. Luca qualche volta ce lo presenta così, ma se leggete Marco è un'altra versione della storia. Ecco, dicendo una parola ancora sul tema che prima è stato evocato, allora talvolta succede che a me chiedano in vari contesti, ma lei cosa dice del fatto che le donne non sono ancora diventate prete nella Chiesa Cattolica? Oppure, quali sono, per quale ragione la Chiesa è così oscurantista? Io all'inizio, alcuni anni fa, rispondevo immediatamente sul tema. Adesso da alcuni anni rispondo in maniera diversa. Cioè dico che il problema del presbiterato, chiamiamolo così, femminile, è un problema del tutto secondario. Il vero problema è fare in modo che nella Chiesa Cattolica, perché le altre confessioni hanno altri problemi, noi abbiamo questo, tutti gli stati di vita siano considerati allo stesso livello. Cioè tutti gli stati di vita abbiano la stessa dignità. Preti, laici, laiche, religiose, religiosi, tutti abbiano, pur nella differenza dei ministeri, degli incarichi, delle responsabilità, la stessa dignità, non nei documenti, nella realtà di fatto, cioè nella dimensione. Una volta che questo tipo di prospettiva fosse raggiunta, l'altro problema non è di enorme, difficilissima soluzione. A dire il vero, io ho chiesto come fanno gli uomini a parlare di femminilità. No, ma certo. Questa è la mia domanda. Ma le faccio un esempio. Quando mi capita di commentare, per esempio, il brano della donna con le perdite di sangue, detta emorroissa in Marco 5 e non solo in Marco 5, io dico sempre che io posso fare un commento che cerca di vedere nel testo quello che il testo propone, ma io non sono all'interno di quel testo, perché la mia fisionomia è tale, ovviamente, per cui non posso essere determinato. D'altra parte però è anche vero che se noi nella vita dovessimo aspettare di poter condividere fino in fondo le esperienze di quelle che facciamo, quante cose non riusciremo più assolutamente, non parleremo quasi più di nulla da un certo punto di vista. Allora, io penso che noi dobbiamo fare in modo che questo discorso sia il più vero possibile e che certi discorsi assolutamente teorici, astratti, fuori dal mondo, siano meno importanti di altri. Io sono molto stanco di sentire persone che pare che sappiano tutto di tutti e sappiano dare indicazioni a tutti su argomenti che molto spesso sono molto lontani dalla loro esperienza diretta. Le facciamo un esempio, ma ne potremmo fare altri, non solo in ambito religioso, anche in altri contesti. Allora, non rispondere alla sua domanda. Dico che, ad esempio, quando si tratta di parlare di figli, per esempio, e capita a molti presbiteri di essere educatori in senso molto positivo, molto costruttivo, ma so benissimo che un conto è avere un figlio proprio nel senso diretto, ma non solo biologico, ma proprio di responsabilità diretta, è un conto essere educatore di figli. A me è capitato di esserlo per tanti anni prima di avere figli miei, di occuparmi dei figli degli altri, almeno 20 anni. Allora, lo scarto effettivamente è notevolissimo tra un elemento e l'altro. Questo da un lato. L'altra questione invece riguarda i dogmi che dicevamo prima. Allora, la pagina 45 di questa monografia, riprendendo un documento di una commissione ecumenica fondata tra la Chiesa Evangelica Luterana e la Chiesa Cattolica in Germania, un documento di una decina d'anni fa che in Italia è stato pubblicato nel 2003, il testo dice: per quanto riguarda la dottrina mariana, si dovrebbe considerare che le definizioni di fede dell'Immacolata Concezione dell'Assunzione di Maria al Cielo, che risultano problematiche per la teologia della Riforma, diversamente dai dogmi mariani dell'antichità cristiana, non intendevano servire in prima linea alla difesa della fede, ma alla lode di Dio. Ciò non significa che in esse non siano contenute asserzioni oggettive, ma è certo che queste hanno un orientamento profondamente, tecnicamente dossologico, cioè
esse sono lode della pura grazia di Dio. Allora qualcuno potrebbe dire, è un mezzuccio, è un compromesso per scapolarla, per trovare una via di mezzo. Io penso che sia una strada interessante questa, a condizione che non ci si venga a dire cose che obiettivamente non sono fondate. Per esempio, concludo dal mio punto di vista, parliamo di, Lidia lo evocava prima, della verginità perpetua di Maria. Ora, di questa verginità perpetua, nessuna delle professioni di fede, né quella degli apostoli, né il Niceo costantinopolitano, dicono niente. E sono le due formulazioni di fede, una delle quali tutte le domeniche viene nella Chiesa Cattolica proposta e altrove in altri contesti cristiani in altre forme, e non c'è nulla da questo punto di vista. Ma che problema volete che sia quello di avere la garanzia che non abbia più avuto figli dopo Gesù? Perché se no che cosa succede dal punto di vista della fondatezza e dell'importanza di Maria? Tra l'altro in una cultura europea semitica dove chi non aveva figli era guardato malissimo e chi ne aveva uno solo era a stento tollerato. Allora, in un quadro come questo mi pare che il discorso si possa fare molto, molto serenamente, insomma, tutto sommato. Per quanto riguarda la mia affermazione, credo che lei l'abbia trillata molto bene. In ogni caso, io rimango dell'idea che prima di parlare della polenta andrebbe assaggiata. Sì, no, certo, appunto. Sai che un collega, se posso concludere, un collega diceva che certi problemi verrebbero risolti alla base il giorno in cui si sposasse un cardinale. Allora a questo punto si risolve, è una battuta, ma è interessante della psicologia che sta alla base di certe prese di posizione. Bene, andiamo a concludere questa nostra serata, per non abusare della pazienza di coloro che sono stati tra noi. Dunque io ho molte ragioni di gratitudine questa sera. Innanzitutto nei confronti di Patrizia Presenti e Lidia Maggi che sono state con noi, tra noi, e come ricordava la signora, con grande vivacità ci hanno aiutato a riflettere su temi complementari da un lato e certamente suscettibili di ulteriori approfondimenti. D'altra parte questa è una serata, come tante altre, che vuole essere un punto di partenza, non certamente un punto d'arrivo. Allora vorrei, e quindi questo è il primo dato. Il secondo ringraziamento va certamente alla parrocchia di Bobbio, inferiore, a Claudio Bottini, a tutta la comunità che ci ha accolto molto generosamente, molto cordialmente, che ha consentito a questa serata di potersi tenere in questo contesto, a poca distanza da uno dei più importanti santuari mariani, certamente il Canton Ticino. In questa monografia abbiamo riportato in quella piccola pianta che si deve alla competenza, alla passione di Monsignor Mazzetti, uno dei più grandi conoscitori, certamente in Svizzera, della relazione mariana e dei mariani, abbiamo ripreso 43 luoghi di attenzione alla figura di Maria con varie importanze che nel Ticino sono presenti. E nel corso di questa monografia voi trovate alcuni di questi ripresi per dare se non altro la stilizzazione dell'immagine di questi riferimenti. Allora io credo che il quarto importante ringraziamento vada a tutti coloro che nei secoli hanno pensato che Maria fosse importante per la loro vita, hanno operato in questa direzione dal punto di vista artistico, dal punto di vista letterario, compositivo, nelle forme più varie, perché la tradizione soltanto di preghiere legate a Maria che il cristianesimo porta con sé è una tradizione stravolgente da tutti i punti di vista. Se poi accanto alle arti figurative e alla preghiera noi aggiungiamo la musica, abbiamo veramente una serie di ragioni per approfondire dalla Bibbia alla cultura questo dato nel senso più profondo del termine. E allora concludo leggendo da Maggi a Maggi due contributi. Uno si trova alla pagina 20 di questa monografia. Lidia ha scritto alcuni libri recenti, vari libri più recenti, uno dei più recenti è L'Evangelo delle donne, pubblicato non tanti mesi. Ecco, alla nota 20, a pagina 20, commentando il passaggio dall'Annunciazione al Magnifica, Lidia scrive: se la vocazione di Maria si è giocata nel privato, la verifica di questa chiamata diventa comunitaria attraverso la mediazione di Elisabetta, che la accoglie nell'assemblea liturgica. Elisabetta ha introdotto la melodia, ha iniziato a battere il tempo e il ritmo dell'anima, e Maria è diventata musica, un canto gioioso di esultanza e ringraziamento. E passando da Lidia Maggi a Alberto Maggi, nel suo volume Non ancora Madonna, Maria secondo i Vangeli, sono alla pagina 27
la nota 26, Maggi scrive: la ragazza di Nazareth, che ha già accolto l'azione creatrice del Signore, manifestatosi nella sua vita in una maniera completamente nuova, continua a mantenersi in sintonia con un Dio sempre nuovo e che fa nuove tutte le cose. Ecco, credo che sia questo lo spirito con il quale noi possiamo guardare a questa figura, sapendo che è colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del suo Signore. Grazie a tutti, buonanotte.